Buongiorno, io mi sono più o meno alzata, nel senso oggi siamo a giovedì 15 dicembre, mi avvicino leggermente, oggi è 15 dicembre, è incredibile come è già finito l'anno 2022. Tra pochissimo è Natale, intanto bevo un bicchiere di succo di mela. Stavo dicendo, è incredibile come sia già finito l'anno e tra pochissimi giorni è Natale, assurdo come è volato quest'anno. E niente, oggi sono a casa, più o meno a casa, perché ho un sacco di impegni, un sacco di cose da fare, sia qui in casa che fuori, però non lavoro oggi, quindi ho concentrato tutti i miei impegni appunto a oggi, perché domani invece lavoro tutto il giorno e quindi mi porto avanti e bevo un attimo. Molto buono. E oggi andiamo a fare un bel po' di cose, ovvero voglio assolutamente pulire e sistemare un po' casa, visto che ci stiamo avvicinando alle festività natalizie. E poi vi faccio vedere un po' come ho addobbato la casa per Natale, qualcosina potete già intravedere qua dietro alle mie spalle. E poi vado a incartare i regali della bimba, quindi lo facciamo oggi, ho già le buste in giro per casa e già le vado a posizionare sotto l'albero di Natale, in quanto ormai lei non crede più a Babbo Natale purtroppo, quindi li impacchetto già oggi e poi li metto direttamente sotto l'albero, così non ci penso più, anche perché settimana prossima probabilmente sarà una settimana bella piena, penso che lavorerò tutta settimana e quindi voglio assolutamente portarmi avanti. Poi oggi la bimba a calcio, quindi devo portarla agli allenamenti di calcio, scusate, bevo. Agli allenamenti di calcio, poi deve arrivarmi il tecnico perché non mi va più il riscaldamento in mansarda. Perfetto, ottimo regalo di Natale. E poi devo assolutamente andare a fare la spesa per Natale perché sono in ritardo tra le altre cose, e devo anche pensare al menù di Natale, quindi veramente oggi giornata super 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 piena, però la faccio in vostra compagnia così mi farete un po' di compagnia, insomma. E niente, adesso vado un attimino perché sono ancora in pigiama, i bambini sono andati a scuola, quindi tutto a posto. Sistemo tranquillamente casa senza la loro presenza fissa che non si riesce a pulire benissimo quando loro sono qua in casa. E niente, dai, vado a darmi una sistemata al viso, vado a fare un po' di skincare, magari mi trucco, adesso vedo, o magari sto così che sto anche meglio, che non ho voglia di truccarmi. E niente, dai, vado a fare queste due o tre cosine al viso e poi ritorno subito da voi che ci mettiamo a pulire, a ordinare un po' casa e vi faccio vedere come ho addobbato casa quest'anno. Dai, vado a fare una bella skincare al viso e sono subito, subito, subito da voi. Allora, eccoci qua. Se vedete una qualità diversa è perché ho cambiato le impostazioni nella fotocamera perché era troppo buio, quindi ho messo una luminosità più intensa perché è davvero buio stamattina. Ho acceso anche le luci, se no non si vedeva assolutamente niente. Allora vi faccio una panoramica generale di quello che c'è da sistemare stamattina. Non c'è in giro tantissimo, però insomma la casa va sistemata.
vi faccio vedere già le novità, ovvero le tende, e poi vedete già l'albero. Allora, ho cambiato le tende, se vi ricordate avevo quelle bianche azzurre che in genere le uso per l'estate quando metto il copridivano simile alle tende con i copricuscini azzurri per ricreare un po' il tema casa vacanza al mare. Quindi ho cambiato le tende, ho preso queste che sono bellissime, le ho prese su Amazon, bellissime. Questa qualità di tende che sono la stessa marca e lo stesso modello di quelle azzurre. Ecco qua. Ho fatto queste decorazioni molto molto easy, ho messo un po' di palline, un po' glitterate, un po' argentate, un po' rosse. Con queste che l'avete viste in un precedente video su idee come decorare insomma la tavola per le feste di Natale, per il pranzo e la cena di Natale. Vabbè, un po' di decorazioni. Poi qui c'è il mio bellissimo alberello che è stupendo quest'anno, mi piace tantissimo, guardate che meraviglia, bellissimo. Forse in videocamera non rende, ma dal vivo è stupendo. Con le palline e gli addobbi che vi avevo fatto vedere in un precedente vlog. Guardate che carine, bellissimo. Che le palline, queste qui, ve le ho già fatte vedere. Questo qua è il mio albero di quest'anno che ho fatto insieme alla bimba. E poi vedete, ho già preparato un po' di buste, dopo andiamo a impacchettare i regali della bimba, mentre il maschietto, essendo più grande, a lui non interessa avere i regali sotto l'albero, quindi dopo vi faccio vedere cosa gli abbiamo regalato in anticipo. Questo ce l'ho da tantissimi anni, è stato un regalo da parte di un parente ed è molto molto carino, è Babbo Natale che gioca a Flipper, e qua dietro, se trovo il tastino, fa la musichetta, ne fa 4 o 5 diverse, adesso non ricordo male. Vedete che, vedete? E questo lo accendiamo sempre il giorno di Natale come sottofondo, perché in quanto, non so se l'avete notato, ho tolto definitivamente la TV, non abbiamo più la TV in casa, ne abbiamo solo una in camera, però prende 3 canali, ragazzi, di quei 3 canali è uno sui documentari e 2 sui cartoni animati, basta. Non va, quindi quella TV lì la uso quando i bambini, soprattutto la bambina è malata e vuole star di là a letto tranquilla a guardarsi la TV. Qua ho messo le piante, sto pensando, ah ok, qui la scala, ho messo questa decorazione, dentro ci sono i LED che accendiamo la sera. Poi ho cambiato i cuscini, i copricuscini, ho messo un po' più questo che è un grigio tendente al ghiaccio e questo cuscino un po' più natalizio. Ho cambiato anche la coperta, che l'ho messa di qua un po' più natalizia, e poi dopo di là in cucina ho messo il mobiletto che era in soggiorno, l'ho messo di qui così potevo mettere sopra il microonde, perché tra una cosa e l'altra non ho avuto assolutamente il tempo di chiamare un elettricista. Se vi ricordate in un precedente video volevo mettere il microonde qua sopra e fare dovevo praticamente fargli fare il lavoro qui dove io potevo mettere la spina, non ho avuto il tempo per chiamare nessun elettricista, quindi momentaneamente, visto che la presa ce l'ho di qua,
magari lo tengo fisso sto mobile, adesso vediamo, momentaneamente rimane così. Qua ho messo l'angioletto con l'orso polare e poi questo che avete visto in un precedente video, ecco qua, lo metto sempre qua sopra. E poi ho preso queste due tovagliette che sono fatte molto molto bene, magari ve lo faccio vedere sul tavolo, ecco qua, che sono due, uno l'ha usato la bimba stamattina per fare colazione e le ho preso in un negozietto il giorno dell'Immacolata, ho portato i bambini a pattinare e c'erano questi negozietti aperti tutti a tema, così io avrei comprato l'acqua qualunque. Meno male che non avevo dietro tantissimi soldi, perché sennò mi sa che facevo una strage. E ho preso queste due tovagliette qua che sono fatte benissimo, non sono le classiche tovagliette perché dietro è con il sughero ed è rialzato leggermente, adesso non so se riuscite a vederlo, è bellissimo, fatto molto 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 bene. E niente, poi qui avete già visto, l'ho fatto in un video, e poi in bagno, dopodiché ci mettiamo a pulire e vi faccio vedere la novità, i regali che mi sono fatta. Non guardate il bagno per favore, che anche quello è da sistemare. Aspettate che accendo la luce, ecco qua, ho preso questa semplice saponetta, guardate che carina, per le mani, un po' a tema natalizio. E niente, ho messo la mia pianticella qui, che, ecco, guardate la bambina, ecco, si è staccata la foglia, va bene, l'ho messa qui, ha preso molto bene la radice, quindi adesso va bene così, l'anno prossimo gli cambierò la terra e tutto quanto. E questo è il sapone mani, al gusto, perché c'è la profumazione, non al gusto, la profumazione mi sembra di zenzero, cioè buonissimo, molto 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 buono. Niente, dai, adesso ritorniamo di là, vi metto sopra il cavalletto grande e ci mettiamo a pulire. Però prima volevo farvi vedere il divano, che ho preso questo plaid grande, tutto bello bianco, super morbidoso, che mi piace tantissimo. Poi una volta che la casa è sistemata rende meglio. Ho cambiato la coperta, ho messo questa qua natalizia, cioè natalizia, una coperta semplicissima rossa, che secondo me è bianco così rende, sotto c'è l'altro, però quando il divano è sistemato capirete meglio. Poi ho comprato questo puff gigante, un contenitore, perché quell'altro grigio i miei bambini l'hanno spaccato, perfetto, e quindi ho detto, già che ci sono mi faccio un regalo, quindi l'ho cambiato. Quell'altro è su, che l'ho sistemato in qualche modo, e questo lo tengo qua, che è molto più resistente ed è perfetto per appoggiare sopra i piedi. E poi questo è il regalo più bello, ho preso questo tavolino, vabbè, qua sotto ho messo dei libri che si prendono, sapete, in quelle casette dove tu puoi portare i libri e prenderli, bellissima questa cosa, mi piace molto. Quindi ho preso questi libri, ma devo ancora disinfettarli, dopodiché li leggerò appena avrò il tempo. Ho preso questo tavolino bellissimo con l'orologio, che è super funzionante, molto molto carino, fatto così con il legno qua, adesso vedete tutto sporco, giustamente, con i miei figli, qua così, legno, ferro e vetro, bellissimo. L'ho preso nero, che così riprende un po' il tema della stufa pellet, bellissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Questo è il mio regalo di Natale insieme al puff, che non ce n'era bisogno per quello, ma i miei figli hanno deciso di spaccarlo mentre giocavano a calcio in casa, perfetto. Niente, dai, adesso prendo il cavalletto e ci mettiamo a pulire seriamente. Oh mamma, c'ho il fiatone. Ok, dai, pulizie, quelle belle strong che piacciono a me, così poi vi faccio vedere il divano messo bene, tutto quanto. Dai,
carica, vado a scegliere anche la musica. Eccoci qui, io ho organizzato l'agenda, adesso sono a posto con gli appuntamenti che devo fare. Adesso passiamo ai momenti regali e poi vi faccio vedere la casa e poi ci vediamo più tardi verso le 5 e mezza che vado a fare la spesa e vado a fare la spesa appunto di Natale, così facciamo insieme l'ultimo svuota la spesa del 2022 e dopodiché penso che ci salutiamo e ci facciamo gli auguri, anche perché vado a fare la spesa, poi devo portare appunto la bambina a calcio, ma arrivo al tecnico per sistemare il riscaldamento perché su 10 gradi si congela e poi io devo andare a Zumba. Quindi ho tutti gli impegni nel pomeriggio, quindi ci saluteremo dopo che arrivo a Zumba, perché poi la bambina deve fare i compiti, un sacco di cose, e quindi ci facciamo gli auguri di Natale. E questo sarà l'ultimo video del 2022, ebbene sì, mamma mia, è volato. Comunque, allora, regali di Natale da impacchettare, io userò queste buste e userò lo scotch, quello marrone, perché non ho niente di carino inerente, vabbè. Anche perché ai bambini così alla fine interessa quello che c'è dentro. Allora, per mio figlio, ovvero l'adolescente ribelle, gli ho comprato questo profumo, questo qua è il profumo, e questo bagno schiuma, bagno doccia, dell'Adidas, buonissimo, un buonissimo profumo e le è piaciuto molto. E ce l'ha in camera sua, nel suo bagno. È stato molto un regalo molto 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 gradito
ecco qua, nel caso vi interessa, ha un costo bassissimo, pensavo costasse molto molto di più, e niente, l'ho fatto appunto il profumo e il bagnoschiuma. Poi gli ho fatto un altro regalo, però volevo farvelo vedere, ma è andato a scuola con la PostePay, ovvero gli ho fatto il regalo della PostePay, si chiama PostePay Green, che è fatto apposta, poi vi metto la foto, è fatto apposta per, diciamo, i preadolescenti e gli adolescenti, ovvero che vai dai 10 anni fino ai 17 anni. Appunto, gli abbiamo fatto quella, così lui può andare in giro, si compra le sue cose, eccetera, eccetera. L'abbiamo già ricaricata, le abbiamo fatto un piccolo contributo tutti insieme, sia io che il papà. E niente, lui si comprerà quello che vuole, insomma. Con un adolescente cosa vogliamo fare, ragazzi? È davvero difficilissimo fare i regali a un adolescente, soprattutto nell'era di oggi. Comunque, quindi per lui abbiamo fatto questo regalo, e poi gli ho regalato le scarpe della Nike, quelle che voleva lui, che mi sono costate un capitale, ma non ci pensiamo. Mentre vado di qui per mia mamma, ovvero la nonna, ho preso il caffè, lei è amante del caffè, e c'erano appunto queste capsule, queste le avevo prese un bel po' di tempo fa, quando a Carrefour c'era l'offerta di 48 capsule a 10 euro, l'ho presi subito, sarà quasi un mese e mezzo che li ho, quindi ho preso appunto questo, anche questa confezione più questa costava un po' di più, sono 60 capsule sempre della Nescafè Dolce Gusto, e questo, se non sbaglio, l'ho pagato 17-18 euro. Comunque mia mamma penso che per un anno è a posto quel caffè, dopo vado a impacchettarlo. Poi, mentre per la bambina, gli ho preso queste ciabattine, sono andata a Latte Zenis. Questa qua è allora, queste sono andata sul posto e lei li ha già messi perché le sono piaciute tantissimo, non ho fatto in tempo da nasconderli che lei l'aveva già beccate. Mentre questo l'ho fatto online, l'ordine della Latte Zenis, se vi faccio vedere, quindi le ho preso queste ciabattine qua del Re Leone. Allora, eccomi qua, stavo dicendo. Questi invece li ho ordinati online, sempre su Tizennis. Ho preso questo pigiamino con il suo pigiamino inerente e un pigiama identico per me, che lei lo voleva. Prendiamo il pigiamino uguale, e ho detto va bene, però lei non se lo aspetta, quindi è la stessa cosa. E poi li ho preso la vestaglietta in versione diciamo più natalizia, a parte che è morbidissima, ragazzi, mamma che meraviglia, super morbida, e le ho preso appunto la vestaglietta in versione natalizia. Guardate che carino, proprio tutto coordinato, bellissimo. Poi, visto che lei gioca a calcio, le ho preso il pallone da calcio della Nike. Vediamo se riesco a prenderlo, che va gonfiato. Comunque, il pallone della Nike, spero che gli piaccia. Poi io ho preso questo, che praticamente è una cintura che si allaccia alla vita, poi questa cosa qua tipo elastica si lega al pallone, ecco perché gli ho preso il pallone, e praticamente insegna ai, pensavo che c'era qualche immagine, no? Insegna ai bambini fare, come si chiamano, i palleggi, adesso non so il nome tecnico, comunque spero si sia capito, e per avere insomma più controllo con la palla. Quindi gli ho preso questo. Poi gli ho preso, sempre in ambito calcistico, la maglietta, sta qua, di Neymar del Brasile. Ecco qua, che è caduta la scatola, questa qui di Neymar,
con ovviamente i suoi pantaloncini. Poi c'era dentro questo portachiavi, sempre con scritto Neymar, e le calze, così. E per finire, aspettate che mi è caduto, vado a recuperarlo. Ok, scusate. E per finire, allora, questa è la fattura, poi non interessa, metto qua un attimo. E per finire le ho preso il cellulare, ebbene sì, mia colpa, ma davvero, al di fuori di queste tre cose non sapevo che cosa regalargli, anche perché il giorno d'oggi questi bambini, questi ragazzi hanno veramente la qualunque, quindi più crescono più diventa davvero difficile fare il regalo. Quest'anno la comunione gli ho regalato il tablet, che gli serviva anche per la scuola, per fare i compiti, le ricerche e tutto quanto. Però siccome spesso siccome io lavorando alla sera, i ragazzi restano spesso a casa da soli, quindi ho preferito prendere un cellulare anche per lei, perché il fratello non sempre risponde, perché magari sta giocando ai videogiochi e se io voglio sapere se va tutto bene lui non mi risponde subito. E così ho preso un cellulare anche per lei, e niente, anche perché l'anno prossimo va alle medie e quindi questo gli servirà sicuramente. Allora, volevo farvi vedere, però non si vedrà benissimo, l'albero illuminato. Mi sa che non si vede molto, però se notate in mezzo ci sono le palline. Magari stasera, ecco, stasera quando torno dopo la spesa sicuramente fa un altro effetto. Comunque questo è l'albero più o meno illuminato, ma si vede davvero poco. Molto meglio la sera. E poi qua ho messo già i doni, li ho impacchettati con, so che fa davvero schifo, non è bello da vedere, però era l'unica cosa che avevo, praticamente questo nastro qua marrone, quello che incolla molto molto bene, adesso anche qua, però era l'unica cosa che avevo per incartare i regali. Cosa devo fare? Non vado di certo a comprare che poi in tempo zero vengono spaccati e buttati via, quindi sarebbe stato uno spreco inutile. Comunque così, molto molto carino, con i regali già sotto. Quest'anno sono avantissima. E niente, poi sì, stasera vi faccio vedere bene l'albero illuminato di sera, perché così purtroppo non si nota. E poi il divano decisamente più sistemato, guardate che meraviglia, mi piace con i colori un po' rosso, bianco, che comunque riprendono il tema natalizio, molto più in ordine. Ma ora di stasera con i miei figli sarà di nuovo super caos. Comunque fa niente, sono le 11:30, adesso io vado a fare i letti dei ragazzi e sistemo la mia stanza che necessita, e poi come ho detto ci vediamo nel tardo pomeriggio per la svuota, la spesa. Allora gente, io mi stavo preparando per andare a fare la spesa, sono ormai quasi le 5, però come potete vedere sta nevicando, che bello! E quindi, vabbè, niente, volevo farvi vedere la neve, io devo uscire per forza di cose per andare a fare la spesa, quindi... Allora, eccoci qui, spesa fatta. Nel mentre sono arrivati anche i ragazzi, guardate un po' che mega spesa ho fatto. Ho ancora 1, 2, 3 borse da svuotare, ma non ci stava più niente sul tavolo. Super mega spesa, ultima
Mega spesa 2022. Sembra incredibile, ma è finito anche questo anno. Smetto di chiacchierare, vi faccio vedere tutto quello che ho preso all'Eurospin. Mega spesa, anzi svuota la spesa 2022 Eurospin. Poi dopo vi metto il costo totale di tutta la spesa. Allora, ho preso, praticamente sono io che giro intorno al tavolo, comunque ho preso lo Scottex, pensavo e speravo che ci fosse uno natalizio, ma non c'era. Vabbè, pace. Poi ho preso due confezioni di nastrine, queste qui. Ho preso due Krafen, uno lo sta mangiando la mia bimba, che a lei piacciono tantissimo. Poi ho preso qua le zucchine, vediamo sotto, non c'è nient'altro. Mentre mio figlio, mentre sono andata a prenderlo da scuola, si è mangiato questo cannolo, quindi erano due. E poi ho preso un bel po' di salumi, non sto qui a farveli passare tutti, comunque ho preso un bel po' di salumi, perché questa ovviamente sarà la spesa sia per Natale che per l'ultimo dell'anno, quindi poi non andrò più a fare la spesa, uno perché voglio stare a casa tranquilla con i bambini, due perché loro appunto saranno a casa da scuola, quindi il doppio, mangeranno il doppio, e poi io vabbè sarò al lavoro così, e quindi voglio essere sicura che loro abbiano tutto quello di cui hanno bisogno. Poi dopo, da gennaio un po', sono con il papà, quindi ho fatto giusto giusto la spesa fino al 31 di dicembre. Poi ho preso il mango, eccolo qua, per mio figlio, queste crostatine. Ho preso il lievito, questo per fare il pandoro, come si chiama, lo sgombro, eccolo qua. E poi ho preso le piadine, poche perché ho intenzione di farle io, mandarini o clementine. Poi ho preso succhi di frutta, ne ho presi un bel po', pera, ace, poi ne ho preso un altro che vedrete dopo che ho sistemato la spesa. Un po' di schifezze, ma siamo sotto Natale, quindi ci saranno i buoni propositi per l'anno 2023. Tramezzini per quando si preparano gli antipasti per il pranzo di Natale. Poi ho preso un bel po' di patatine, questi sono alcuni, ce ne sono altri, pomodori, ciambelle, altre schifezze, io non so dove mettere le cose, talmente pieno il tavolo. Altre schifezzine, e qua sotto c'è la base pinza che è molto molto buona, devo dire. Poi andiamo veloci, qui vedete un po' di bibite, c'è l'aranciata, la limonata, la Red Bull per mio figlio, purtroppo beve ste cose, non è che sono tanto contentissimo, però cosa ci vogliamo fare con gli adolescenti? Niente. Poi ho preso il crodino per il giorno di Natale, succhi di frutta al mirtillo, yogurt, questo qua da un chilo, poi le noci sgusciate che mi piace mangiarle nel periodo natalizio, non so perché, patate già pronte come secondo, poi devo ancora studiare il menù di Natale, altre bevande, un po' di succhi, poi ho preso l'olio perché lo stavo per terminare, altri succhi, questo è ananas e lime se non sbaglio, aranciata, due, poi il latte, ne ho presi ben 4 di confezioni, altri succhi, poi ho preso i noodles, questi qua, già pronti, non mi fanno impazzire, ma se dovessi lavorare i miei figli hanno qualcosa da mangiare, poi so che non è roba salutare. Poi olive, sposto, aspettate un attimo che sposto, altre schifezzine, però siamo a Natale quindi siamo un po' più perdonati, altre brioche sono uguali, e poi ho preso i filetti di salmone, questi sono davvero davvero buoni.
Poi pandoro, pandoro così, pandoro con la crema di limone, una mega confezione di fazzoletti, la candela non mi ricordo se ve l'ho già fatta vedere. Ah, qua dietro c'è, ho preso anche il sugo basilico. Scusate un attimo che la mia bimba mi deve dire una cosa, arrivo subito tra un secondo. Poi abbiamo la Coca-Cola fake, eccola qua, la cola fake, anche l'aranciata fake, due confezioni di Wuster di pollo e tacchino per sempre fare gli antipasti, mi piace appunto metterli dentro nella sfoglia, infatti ho preso due di sfoglia così e una pasta frolla fresca per fare qualche dolce. Avocado, che a me piace tantissimo sia a colazione con tipo il French toast, mi piace tantissimo, sia a pranzo, ma anche per fare la salsa guacamole, buonissimo. Quindi ne ho presi tre, un pochino leggermente indietro, così hanno tutto il tempo per maturare e non li butto via, spero. Poi salmone, ho preso due confezioni di salmone per fare la torta salata. E poi questo, spero si veda, eccola qua, torta golosa, cioccolato e arancia. E poi per fare le lasagne ho preso la besciamella senza il lattosio. Ok, questa è la prima spesa. Adesso vi metto via tutto e vi faccio vedere le ultime tre borse, una, due, tre che restano. Ok, sistemo questa prima parte e sono subito da voi. Ok, allora, prima parte di spesa sistemata. Queste erano le ultime tre borse che mancavano. Vi faccio vedere velocemente sempre cosa ho preso inerente al Natale fino ad arrivare a fine dicembre. Questo aperitivo italiano che lo userò sicuramente il giorno di Natale a pranzo, così è già ricco, bello completo di tutto, è solo da aprire e si mette in tavola così super veloce. Poi ho preso la panna Sprite, questo qua senza lattosio, mentre per me ho preso i biscotti frullini senza zuccheri aggiunti. E poi ho preso un altro di filetti di salmone, questa bellissima cheesecake, guardate che meraviglia, questa da mangiare nei prossimi giorni, super invitante. Un'altra ciambella, pizzette, ne ho prese un bel po' perché sicuramente nel periodo di Natale lavorerò, quindi almeno i bambini hanno da mangiare, almeno per quanto riguarda la sera. Poi ho preso il pesce spada, che è uno del pesce che amo di più in assoluto, e poi questo mix di formaggi vari, sempre per Natale, per il pranzo, per la cena. E per fare le lasagne quest'anno ho voluto cambiare, ho preso queste qua, lasagne con spinaci, una C. Poi questi dischetti qua di cioccolato, waffle, uova, ne ho presi un bel po', ecco qui. Poi formaggio, questo qua a fette. Poi ho preso il vitel tonné, questo qua, sempre per Natale. E anche per Natale ho preso questi, che l'anno scorso li avevo presi, mi erano piaciuti e ho replicato. Eccolo qua. Ho preso questa salsa qua, che lo metto praticamente ovunque perché è buonissima questa salsa. E poi un po' di schifezze golose, queste qua. Poi mi sa che dopo le feste bisognerà fare una bella pulizia al corpo, mangiare decisamente un po' più sano, ma questi saranno i buoni propositi per l'anno prossimo. Poi burro, un'altra ciambella, ho preso i taralli,
patatine, succhi di frutta, i biscotti, questi li prendo quando faccio il tè, che viene le mie amiche a bere il tè la sera, quindi prendo sempre questi biscottini che sono molto molto carini, un po' di gallette gusto yogurt e arancia, pasta e crema di mascarpone da mettere sopra come si dice, al pandoro che farò in casa, e poi una fetta di parmigiano, eccolo qui. Preferisco questo rispetto a quello in bustine già pronto, secondo me dura molto di più. Non mi ricordo più dove sono arrivata, ok, qua frollini, i torroncini che mangio solo ed esclusivamente il periodo natalizio, buonissimi. E poi ho preso un po' di cioccolatini, così se deve arrivare qualche ospite, anche solo per fargli auguri, hanno, insomma, c'ho il benvenuto, insomma. Pane che andrà dritto nel freezer per il giorno di Natale, altre patatine, altre schifezze, farina per fare il pandoro, un altro noodle sempre per mio figlio, altra pasta, succo di frutta, sorbetto, vediamo se mi mette a fuoco, eccolo qua, poi questi da fare in brodo alla sera. Poi ho preso questi sfogli di crema e mela, croissant, devo mettere subito in freezer, che sono quelli già pronti, che si mettono appunto in freezer, sono 6. Poi ho preso un po' di carne, vario, ecco qua, anche questo, vediamo, giro io così, il tacchino. E poi brioche senza zuccheri aggiunti per me, e abbiamo e lo stinco, eccolo qua, per l'ultimo dell'anno. Ho già le lenticchie a casa, quindi non le ho comprate, e niente, questa è tutta la spesa che ho fatto. Vi metto qua il costo totale, una mega spesa, il costo totale perché non mi ricordo, comunque ve lo scrivo qui. E niente, direi di continuare con il nostro vlog e poi ci salutiamo. Comunque, stavo dicendo, si conclude questo anno 2022, che per me è stato super pazzesco, un po' su un po' giù, è stata un'emozione unica, non so dalla vostra parte com'è stato, ma è stato un anno decisamente ricco. Sono super contenta di aver ripreso in mano il canale, perché mi mancava davvero tanto fare i video, registrare, montare video e chiacchierare con chi c'è dall'altra parte della videocamera. Quindi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti e quelli che m'hanno scritto giù nei commenti, hanno commentato i video, hanno messo i cuori, i like, insomma sono super 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 contenta, e spero che l'anno prossimo sia sempre meglio, e sono veramente veramente contenta. E niente, io vi saluto, concludo questo 2022 con questo ultimo vlog, spero che vi sia piaciuto in qualche modo, che vi abbia fatto compagnia anche in questo ultimo anno 2022. Io vi mando un grandissimo bacio, vi faccio un sacco di auguri di buon Natale, che sia sereno, che sia meraviglioso, che vi porti tanta gioia, tanta serenità, lo spero davvero che sia un 2023 super ricco per ognuno di voi, di tutti quelli che stanno guardando questo video. Io veramente vi mando un grandissimo bacio, un abbraccio super virtuale enorme, e noi ci vediamo l'anno prossimo nel 2023 con tanti contenuti, spero di crescere in vostra compagnia, che diventi un canale davvero dove vi potete rilassare in quell'oretta, mezz'oretta, insomma, dove veramente i pensieri negativi si lasciano un attimino fuori da tutto quello che ci circonda. Io farò la mia parte, che è quello di intrattenervi nel modo positivo e sereno il più possibile. E niente, io vi mando un grandissimo bacio con il sottofondo dei miei figli.
vi auguro veramente tanta fortuna e tanta serenità e buon Natale a tutti. Ciao, all'anno prossimo. Ciao!